Ciao, ed eccoci qui per questo svuota la spesa. Sono andata a fare la spesa alla Famila. Sto tentando di recuperare lo scontrino perché mi hanno dato qui dei buoni. Allora, un buono mi danno 150 punti su un minimo di spesa di 15 euro sul banco macelleria. Sull'altro buono mi danno 100 punti su una spesa minima di 8 euro su prodotti della linea Amico Mio Serie. Sinceramente non è che li utilizzi molto spesso questi biglietti. Andiamo al sodo. E allora, alla Famila ho speso in totale 79 euro e 10 centesimi, che c'è scritto qui, spero che lo stia inquadrando. Comunque questo è il totale, questo è lo scontrino che c'è scritto sia davanti che dietro. Allora, iniziamo con questa spesa. Prima cosa, vi faccio vedere TV Sorrisi e Canzoni. C'era questo parte da sabato, c'era questo che aveva insieme anche cucina. Se no c'era quello sciolto, ho preferito prendere quello con cucina perché spesso e volentieri mi piace sfogliare e dare un'occhiata a queste ricettine. Poi ho preso l'ammorbidente Tesori d'Oriente, questo qui, rosa nera e labdano, questo qui, che o questo o il muschio bianco, non avevo altra scelta, per cui intanto ho preso questo. Poi della Dimmi di Sì, le zuppe fresche, minestrone di verdure con soia e edamame. Vedete qui cosa c'è scritto, soia e edamame? Io non l'ho, che mi ricordi, non l'ho mai presa. Per cui mi ha incuriosito questa soia e edamame e ho deciso di prenderla perché c'era o questa oppure sempre il minestrone però con riso integrale. Allora, il riso integrale lo conosco, però questa soia non la conosco e ho deciso di assaggiarla e vedere che proposta che è questa zuppa. Poi passiamo a una novità per me. Non so se ci fosse già in al banco, però io me ne sono accorta oggi. Della Twinning ho preso il tè già fatto alla pesca. C'era la scelta tra pesca e limone. Io di solito preferisco quello alla pesca, per cui ho preso questo tè alla pesca. I bibanesi, che sono con olio extravergine di oliva, sono questo tipo pane grissini tra barretta, sono questi qui. E alla Famila tengono solo questi classici con la farina classica, con l'olio d'oliva extravergine, e per cui ho preso questi. Tre confezioni bottiglie di Coca Zero da litro. Poi mi ha incuriosito quest'olio, Terre Fertili, olio extravergine di oliva, questo qui. Visto che costava 3,50 euro, ho detto ma sì, lo provo, vediamo com'è. Adesso però mi accorgo che origine Unione Europea, per cui ci dovrebbero essere vari oli. Però mi piace la figura qui, mi sono fatta convincere dal pack, comunque l'ho preso. Confezione gran risparmio, questa qui, questa la metto in congelatore. Questa qui nell'ultimo periodo è la carne che mi piace più mangiare, si chiama pancetta suino confezione risparmio, infatti l'ho pagata solo 3,48 euro e ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 per 5 fette, per cui bella confezione e quando ne ho voglia la cucino sulla classica piastra pentola antiaderente, quella con le righette, per capirci. Comunque è buona questa carne. Siamo ancora in tema pasquali. Della Ferrero ho preso questa collection. Allora, qui dentro ci sono degli ovetti
Che allora uno è cioccolato al latte con ripieno cremoso, che sarebbe questo qui, mentre l'altro è cioccolato fondente con ripieno cremoso al cacao, uno a nocciola e uno al cacao. Questo qui, comunque, presi anche gli ovetti. Un'altra novità, che c'era scritto novità, e vi devo dire che è una novità anche per me. Ho preso questo, il bon di Motta, però infatti vedete che c'è scritto novità, bello in grande, beh c'è scritto anche qui davanti novità. Allora, questo bon di Motta è con cacao e crema con vaniglia del Madagascar. Mi ha ispirato questo briochetto per cui l'ho preso. Sempre in tema di novità, ho preso anche le gocciole, quelle al cocco, con cioccolato fondente e cocco. Visto che ho visto delle recensioni che non sa troppo da cocco, perché se sa troppo da cocco non so se potrebbe piacermi, però ho visto delle recensioni che c'è un lieve retrogusto di cocco non eccessivo, per cui ho deciso di prenderle. È una speciale edizione, per cui non so neanche se sia un'edizione limitata. Mi viene il dubbio che sia un'edizione limitata perché c'è scritto speciale edizione. Passiamo ad altri prodottini. Allora, qui dentro c'è una mozzarella. Volevo i bocconcini, ma non c'erano. Volevo la mozzarella affumicata, ma non c'era. L'unica mozzarella che avevano era questa. Questa qui ha una palla unica, per cui ho preso quella che c'era. Perché questo marchio, che adesso è bello incartato, si chiama mozzarella di bufala della Campania. Aspettate che qui c'è la perla del Mediterraneo come marchio. E devo dire che a me la mozzarella di questo marchio piace, specialmente quelle piccole e quella affumicata. Questa qui è quella ma la prendo quando proprio non trovo le altre. Qui dentro non ve lo apro perché sennò spastrocco tutto. Comunque c'è 2 centimetri, gli ho detto tagliamene una fetta di 2 centimetri di gorgonzola e mascarpone insieme. A me piace come abbinamento e l'ho ripreso. Infatti su un altro svuota la spesa, sparsi, so che ogni tanto lo prendo. Poi ho preso lo zucchero, questa volta ho preso zuccheri italiani nuova raccolta, questo qui. Avevano la porchetta, no, qui c'è scritto tronchetto di suino, comunque la porchetta dei Colli Romani. E mi ha ispirato e ho voluto prenderne delle fettine. L'hanno tagliata a coltello, per cui non è stata affettata con la affettatrice, ma queste fettine sono state tagliate a coltello. Per cui speriamo che sia buona, perché di solito quando andavo alle sagre, che c'erano le sagre, forse torneranno, la prendevo spesso come affettato per il giorno dopo, perché di solito sulle sagre c'è quella porchetta enorme che te le tagliano a coltello. E visto che l'ho vista alla Famila, ho deciso di prenderla. Poi un altro stuzzichino della Nutella Ferrero, questi qui la Nutella Go, che ci sono i grissini e la Nutella, ci sono due confezioni. Se perché d'estate di queste confezioni mi sembra che ci sia anche quella con l'estate, ma quando ho visto che l'estate non c'era e c'era giusto la Nutella con i grissini, ho deciso di prenderlo giusto per un stuzzichino. Due affettati, sempre prosciutto, solamente che questo che vedete che il bordino è più scuro è prosciutto arrosto. Questo è prosciutto cotto arrosto, mentre questo è il classico prosciutto cotto. Brodo, questa volta della Star ho preso il brodo di pollo. Mi piacciono tutti. Per cui questa volta mi sono lanciata su quello di pollo, una confezione di pancetta affumicata che non guasta mai averla in frigo.
Tramezzini. Ho visto questi tramezzini con prosciutto, funghi e maionese e ho deciso di prenderli. Non ho neanche guardato la data di scadenza, beh, scadono tra un mesetto. Per cui tempo di mangiarli ce li ho e per cui li ho presi. Poi nel banco gastronomia ho preso olive denocciolate con peperoni, queste qui. A me ogni tanto le olive piacciono, però mi dà un po' fastidio che ci sia il nocciolo all'interno. Quando ho visto queste denocciolate ho pensato, ma potrebbero essere anche buone, per cui ho deciso di assaggiarle. Due barattolini di lenticchie, lenticchie da Lenticchia di Altamura IGP, queste qui ne ho prese due confezioni. E le lenticchie non sempre mi piacciono cucinarle, è proprio una mia idea che non riesco molto. E sì, ne ho una confezione in dispensa che la dovrei anche fare prima che scada, ma intanto ho preso quelle già, in teoria dovrebbero essere già cotte, spero di sì. Secche, idratate, acqua, penso che siano già cotte, non c'è scritto sinceramente, c'è scritto che so come sono conservate, ma io le ho prese, speriamo che siano buone. Un'altra cosa poi nuova che ho preso è la quinoa bianca e rossa, questa qui, cotti al vapore, non ho la più pallida idea, cioè più pallida idea. Quando le ho prese ho pensato eventualmente ci sbollento una carota e le condisco con una scatoletta queste qui di quinoa bianca e rossa. Un'idea mi è venuta di fare questo impasto. Comunque, perché di solito di queste confezioni, piselli, fagioli, ceci, sono i classici prodotti che prendo. Però questa volta avevo voglia di qualcosa di nuovo, per cui mi sono lanciata nelle lenticchie e nella quinoa. Due spazzolini, questi qui fatti così, che di solito questi spazzolini li trovo ad acqua, sapone o d'altigottà. Vedete che al centro hanno questa plastichina che secondo me è utile per pulire i denti. Di sera uso il spazzolino elettrico, mentre al mattino quello elettrico mi dà un po' fastidio sentirmi questo rumore di prima mattina appena sveglia, per cui al mattino sono ancora nell'utilizzo dello spazzolino manuale, per cui li ho ripresi. Una confezione di gelati Samontana, il croccantino ho preso, chissà se è buono oppure no, però mi ha ispirato e ho pensato, c'era o questo oppure quello al pistacchio, però ho preferito questo qui, speriamo che sia buono, che dovrebbe essere col caramello, la frutta secca, per cui speriamo che sia buono. Prodottino. In questo periodo sapete che se andate a fare la spesa alla Famila che c'è una raccolta punti valida fino al 12 maggio. Allora io con i punti per il momento ho preso questo coltello. Vediamo com'è al suo interno sperando di no. Allora praticamente è fatto così, questo sarebbe il coltello. Lo pensavo più grande, sinceramente, ma lo pensavo più grande, forse mi ha dato quello piccolo perché non voleva darmi quello più grande. Comunque ho anche degli altri punti che potrei prendere quello più grande. Intanto ho preso questo, c'è questa specie per riporre la lama, però è fatta di tessuto plastificato, per cui non è che la veda molto, molto chissà che. Comunque questo è il regalino con un piccolo contributo, se non erro, di 3,40 euro. Per fare questo, per avere questo coltello, ci vogliono 15 bollini. Non chiedetemi ogni quanto danno i bollini perché non lo so.
E come contributo, sempre in ogni caso, perché non c'è la possibilità di scegliere, hai tot bollini, te lo do gratis. Sempre tutti i premi con il contributo, loro lo chiamano, per cui questo coltello, a parte i bollini che mi hanno dato facendo la spesa, l'ho pagato 3,90 euro, se non erro, 3,40 euro, 3,90 euro, qualcosa del genere. Ok. Anche per questo svuota la spesa io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!